Uno dei più importanti eventi di arte contemporanea in Europa, la Biennale di Lione, si sposta in un territorio inesplorato per la sua 15ª edizione, i 29.000 metri quadri dell'ex fabbrica Fagor-Brandt, chiusa nel 2015. Curatori ospiti di quest'anno, il team del Palais de Tokyo di Parigi. Abbiamo voluto soprattutto creare l'attraversamento di un'esperienza. E per attraversare un'esperienza abbiamo cominciato a immaginare un paesaggio. Ma che tipo di paesaggio? Non semplicemente della natura, non quest'idea di paesaggio, ma un paesaggio che fosse anche economico, sociale, storico, politico, batteriologico, che andasse dall'infrasottile a una dimensione più cosmogonica. Design modernista, glam rock e umorismo si fondono nell'installazione multimediale di Jacob Lena Knebel e Ashley Hans-Scharl. Mi piace usare la formula transmedia, transgenere, transgender, perché anch'io sono transgender e nei miei quadri cerco di mescolare sempre i diversi generi e media. Il duo artistico denuncia anche gli eccessi del neoliberismo e il lato oscuro della società. Penso che abbiamo bisogno di un ordine sociale completamente nuovo in futuro, altrimenti siamo, come si dice, sull'orlo dell'abisso, come qui. Sono invece scienza e arte, mitologia e fantascienza, utopia e distopia a fondersi nel Prometheus Delivered di Thomas Feuerstein. Una scultura di marmo raffigurante il Prometeo incatenato viene lentamente decomposta da batteri che mangiano la pietra. Per punizione, ogni giorno un'aquila veniva a mangiare il fegato di Prometeo e il fegato era il simbolo del futuro. Ho chiesto agli scienziati dell'Università di Medicina in Austria di creare un nuovo fegato per il mio Prometeo. Ci sono riusciti e hanno realizzato una speciale scultura 3D ricavata da cellule epatiche umane. La Biennale di Lione non si tiene più solo a Lione, ormai si estende all'intero territorio della metropoli e oltre. Uno dei luoghi della manifestazione è Mézieux, nella periferia della città, ed è qui, in un carcere minorile, che il francese Karim Kahl ha scattato queste foto, testimonianze di vite dietro le sbarre. L'idea generale era dimostrare il punto di vista dei detenuti e in ogni caso di chi occupa i locali. Le immagini sono state realizzate di notte con un flash abbastanza potente e una velocità dell'otturatore elevata. E il risultato è che lo sfondo è completamente nero. Qui abbiamo il ritratto di un sorvegliante realizzato da un detenuto con un abiro. Abbiamo anche questo vetro che è rotto a seguito di una pratica molto diffusa nell'ambiente carcerario, che è quella di sbattere la finestra della propria cella per esprimere il proprio malcontento. Le opere di oltre 50 artisti provenienti da tutto il mondo saranno in esposizione fino al gennaio 2020. Molte delle opere di questa ambiziosa ed eclettica biennale si trasformeranno, cambieranno e cresceranno nei prossimi mesi. Cambiamenti che si riflettono nella metamorfosi di questo edificio, da fabbrica di elettrodomestici a centro culturale. Andrea Bolaitho in Lyon for Euronews.